Bologna, Villa Longo, che sono Picciano, Venunzio e il Borgo La Martella. Ah! Il giardino pensile che è in basso. Sì. Questi giardini pensili li dobbiamo immaginare un po' in tutte le valli, in tutte e due le valli dei Sassi, prima della edificazione di tutte queste case. Cioè nei Sassi, leggendo i documenti antichi, sappiamo che c'era tantissimo verde e le grotte erano scavate sulle pareti rocciose a mo' di terrazzamenti. Quindi tra un livello di grotta e l'altro che era sotto, dobbiamo immaginare questi giardini e orti pensili che erano coltivati appunto dalle famiglie del vicinato. I vicinati sono i cortili, ne vediamo tanti durante questa passeggiata, nei cortili si affacciavano diverse case scavate nella roccia. Ecco, nel vicinato, chi è nato nei Sassi, chi ha vissuto nei Sassi, ha il ricordo più bello della sua infanzia, perché il vicinato era il luogo di aggregazione sociale fortissimo, dove anche nella grande povertà le famiglie riuscivano per necessità, ecco, ad andare tutte d'accordo, aiutandosi le une con le altre. Quando c'è stato il trasferimento dai Sassi ai Nuovi Rioni, le famiglie sono state smembrate, allontanate tra di loro, e la cosa che più hanno sofferto e patito era proprio questa perdita di condivisione sociale, di unione che c'era solo all'interno della città antica. È ovvio che poi nelle nuove case hanno trovato l'acqua corrente, il bagno, per la prima volta le famiglie videro la vasca da bagno negli anni 50, quindi fu un cambiamento radicale incontro alla civiltà. Però ecco, quello che loro soffrirono più di tutto era lo sradicamento chiaramente dalle loro radici e la perdita della condivisione sociale. Andiamo all'ombra e poi... stazionavano nei Sassi, i muli servivano come mezzo di trasporto per andare nelle campagne, quindi al mattino all'alba i contadini si svegliavano e partivano, quindi facevano anche 12-15 chilometri per andare nelle campagne. Le campagne erano o sui pianori di queste murge che vedete di fronte, dove si coltivava grano duro, vigneti e oliveti, o anche dove poi si è sviluppata la città contemporanea. Quindi erano queste le zone coltivate, che erano di proprietà delle famiglie nobili. Quindi questi contadini erano nullatenenti, lavoravano spesso al servizio dei borghesi che abitavano nel cuore della città antica, che era la Civita, dove ci sono dei palazzi nobiliari enormi che si estendono per 1500-2000 metri quadrati e che testimoniano della ricchezza che comunque Matera ha avuto nel passato. E poi c'erano i monasteri, e i francescani, i benedettini, i agostiniani, i domenicani, eccetera, erano anche loro grossissimi proprietari terrieri e fittavano i terreni ai contadini nullatenenti. Quando poi c'è stata l'unità d'Italia e hanno incamerato tutti i beni della Chiesa, promettendogli ai contadini ma di fatto mai datagli, c'è stato un impoverimento drammatico, chiaramente non solo di Matera, ma poi tutto il sud Italia. E ecco, quindi negli anni 50, nel 1950, quando Alcide De Gasperi decise di
trasferire questi contadini nella città nuova, il tutto coincise con la riforma agraria. Quindi i contadini ebbero la casa e anche il terreno, che aspettavano da 100 anni prima, quindi gli è arrivato però, ecco, ne solo nel 1950. Infatti. Per cui fu un cambiamento pazzesco quello degli anni 50, degli anni 60, e a progettare i nuovi rioni, che sono bellissimi, ci furono i più grandi architetti presenti in Italia in quel periodo, tra cui anche Adriano Olivetti, l'ingegnere di Ivrea delle macchine da scrivere. Lui non era architetto, era appassionato di urbanistica e aveva un grande sogno di costruire nel sud Italia una cittadina che fosse a misura di contadini, perché potessero trasformarsi da braccianti in imprenditori agrari, grazie proprio a un sistema urbanistico progettato ad hoc per loro. Matera fu il teatro delle sue sperimentazioni, quindi con Ludovico Quaroni, che era un architetto, progettò il primo borgo del risanamento Sassi, che è la Martella, che è ancora oggi molto studiata in architettura. Ecco, quindi Ludovico Quaroni, sui suggerimenti di Adriano Olivetti, progettò questo borgo dove ci sono delle villette unifamiliari con l'orto intorno e la stalla annessa all'abitazione. La stalla inizialmente Ludovico Quaroni la progettò separata dalla casa. Adriano Olivetti gli disse no, il mulo è l'elemento fondamentale delle famiglie dei contadini. Se glielo togliamo, per loro è un trauma pazzesco. Già passare dalla città alla nuova, cioè dai Sassi alla nuova città era traumatico, ma poi togliergli anche il mulo era troppo. Quindi la stalla fu poi modificata e annessa all'abitazione, addirittura comunicante con essa. Quindi, insomma, progettarono delle cose straordinarie in quegli anni lì. Poi la città ha fagocitato questi borghi, per cui adesso bisogna andarsene un po' a trovare, ma sono riconoscibili. Ecco, tornando invece al luogo dove ora noi ci troviamo, di qua vedete questa parete pienissima di grotte, che sono grotte naturali, quindi non scavate dall'uomo. Di quelle grotte naturali ce ne sono alcune anche da questa parte, però da questa parte non furono mai abitate, furono utilizzate come neviere, quindi per la conservazione del ghiaccio e della neve. Ecco, quelle lì che invece noi vediamo sono state utilizzate come rifugi pastorali dai tanti pastori che dai Sassi andavano appunto a pascolare il gregge nel parco. Sui pianori alti del parco ci sono 7 villaggi neolitici, quindi ci sono siti archeologici, e questi villaggi neolitici conservano ancora intatte le cisterne per raccogliere l'acqua piovana. Quindi 7.000 anni fa l'uomo ha sperimentato questi, diciamo, questi sistemi di raccolta dell'acqua piovana e se li sono tramandati di secoli in secoli fino all'altro ieri praticamente. Quindi le cisterne che oggi ci sono nelle tante grotte, nelle tante case dei Sassi, non sono altro che le stesse che già 7.000 anni fa l'uomo ha realizzato nel Parco della Murgia. E questa è una delle ragioni per cui Matera fa parte dell'UNESCO, cioè la sua storicità, la sua continuità storica dal Neolitico fino ad oggi. È infatti la terza città più antica al mondo mai abbandonata di fatto dai suoi cittadini, dai suoi abitanti. La prima è Gelico, la seconda era Aleppo prima che la bombardassero. Quindi la terza è Matera. L'altra ragione per cui fa parte dell'UNESCO è la sua natura rupestre. Quindi come città rupestre nel mondo ce ne sono tantissime, soprattutto nel Mediterraneo, ma Matera è quella che eccezionalmente più grande di tutte. Considerate questo dettaglio, hanno praticamente posto su un'unica superficie piana tutte le case, tutte le grotte che sono nei Sassi e che sono lungo i 12 km di Canyon, e Matera sarebbe la 19ª città più estesa in Italia. Questo è un dato per farvi comprendere quanti spazi scavati nella roccia ci sono a Matera, ma che noi non vediamo perché ci sono le facciate delle case che le mascherano.
Uno di questi esempi è proprio qui dietro. Ecco, questo è un altro vicinato dove ci sono tante grotte scavate le une sopra le altre, però a primo impatto noi non capiamo che sono grotte, ci sembrano appunto costruzioni. Ecco, invece sono grotte tamponate. Quindi, ecco, adesso è un albergo, come tante zone dei Sassi, però dicevo, qui si comprende benissimo la verticalità delle grotte che noi non vediamo, quindi non sappiamo che ci sono, ma ecco, entrando in ciascuna di queste porticine entriamo all'interno di una grotta. In alto invece vedete quella palazzina, quella invece è interamente costruita ed era il palazzo ducale. L'ingresso a quel palazzo è in Piazza Duomo. Piazza Duomo è molto distante di qua. Quindi quella è una delle dimore di 2000 metri quadrati di cui vi parlavo. Quindi in alto i nobili, in basso i contadini. Stavano più bravi.